Nel video di oggi vi parlerò di questo plugin della Valhalla DSP. È veramente recentissimo perché è uscito neanche una decina di giorni fa e lo potete scaricare gratuitamente dal sito valhalladsp.com. La Valhalla DSP è un'azienda che sviluppa plugin ed è specializzata nella realizzazione di effetti d'ambiente, quindi di riverberi, di delay. La qualità media dei loro plugin è altissima e i loro prezzi sono relativamente bassi, quindi se state cercando un buon riverbero, un buon delay, date un'occhiata a questi plugin, perché con $50, che attualmente equivalgono a circa 45 euro, potete ottenere un delay veramente di altissimo livello, paragonabile a quello di marche più famose come la Waves, come la FabFilter, come la Isotope. In particolare io vi consiglio questo riverbero, il Valhalla Shimmer, che rapidamente è diventato un vero e proprio must della musica cinematica e dei trailer. Quindi se volete realizzare musica cinematica, volete realizzare trailer music, dovete avere il Valhalla Shimmer. Per ottenere il Valhalla Supermassive basta che cliccate su Download e scegliete l'installazione più adatta a voi, se per Mac o per Windows. Niente di più, niente di meno. Andiamo a vedere adesso come funziona questo riverbero all'interno della mia DAW. Ovviamente questo tutorial non è rivolto solamente a chi utilizza Cubase, ma a chiunque voglia utilizzare il Valhalla Supermassive, perché tutto quello che sto facendo è agire sul plugin stesso e non sulla DAW. Sto utilizzando una patch di Silent molto semplice, un suono praticamente sinusoidale, con cui farò sempre lo stesso accordo. Appena aperto, il plugin suona così. E già, è veramente interessante perché il suono dry è questo. Nulla di eccezionale, come dicevo, è una patch volutamente molto semplice con questo suono sinusoidale che simula in un certo senso una specie di organo semplificato. Da mod possiamo modificare il tipo di ritardo che stiamo utilizzando. Da Gemini ad Andromeda sarà un ritardo sempre maggiore. Bellissimo. Per poi tornare con Lyra e Capricorn a dei ritardi più brevi, più simili a quelli di Gemini. Ovviamente per una persona come me, che è cresciuta negli anni 90, questi nomi non possono che ricordare i Cavalieri dello Zodiaco. Ma lasciamo perdere e andiamo avanti. Andiamo ad analizzare tutti i vari parametri del nostro delay. Innanzitutto qua abbiamo il semplicissimo comando per impostare la percentuale dry e la percentuale wet. Quindi così avremo il suono al 100% dry, quindi il suono del sintetizzatore senza ritardo, e così avremo il suono al 100% ritardato senza il suono originale. Ovviamente sta a noi scegliere quale quantità di delay assegnare al suono. Width indica l'ampiezza del suono ritardato. A 100% abbiamo un suono stereo. A 0% avremo un suono ritardato in mono. Poi abbiamo la possibilità di impostare anche dei valori negativi. Così impostiamo un'ampiezza di meno 100. Che cosa vuol dire? Che stiamo dando un'immagine stereo invertita. Quindi la parte destra diventa la sinistra e la sinistra diventa la destra. Il fattore delay indica il tempo di ritardo. Se impostiamo un ritardo di 2000 millisecondi, il suono ritardato partirà dopo ben 2 secondi. Infatti, in questo modo abbiamo un suono molto lungo. Ovviamente sta in noi scegliere il tempo di ritardo. Poi possiamo anche scegliere che tipo di ritardo assegnare. Ad esempio possiamo impostarlo a tempo con la base e dare un ritardo in semicrome, in crome, in semiminime, in minime, eccetera eccetera. Possiamo impostare un ritardo con delle note puntate o con delle terzine. Warp è un comando che invece serve a determinare la lunghezza dei vari ritardi che stiamo creando. Se impostiamo il valore warp a 0, tutti i nostri ritardi avranno la stessa durata. Andando sempre più avanti, verso il 100%, invece avremo dei suoni sempre più brevi.
Il valore feedback è un valore comune ad ogni delay, quindi non è qualcosa che è presente solo in questo particolare plugin. Indica in particolare il numero di ripetizioni che andremo a generare con il nostro delay. Se impostiamo il feedback a 0, avremo una sola singola ripetizione. Se impostiamo invece il feedback al 100%, avremo una serie di ripetizioni infinite. Per farlo smettere utilizzo questo tasto, che è il tasto clear, che serve a pulire il suono. È una comodità incredibile perché molti plugin di ritardo creano queste code incredibilmente lunghe, a volte infinite se fate un errore nella programmazione, e per farle smettere dovete ricaricare il plugin. Questo si tramuta in una perdita di tempo, nella necessità di risettare i parametri. Invece in questo caso con il tasto clear possiamo ricominciare da zero, azzerare la nostra patch in pochissimi secondi. Comunque torniamo al valore feedback. Guardate un attimo lo schema in sovrimpressione. Il fattore feedback non è altro che un moltiplicatore che ci dice per quale esponente moltiplicare l'ampiezza del suono che abbiamo appena ritardato. Quindi se noi abbiamo ritardato un suono che ha un'ampiezza di 1 e lo moltiplichiamo per se stesso, quindi con un valore del 100%, avremo un nuovo suono dello stesso volume. Se invece impostiamo un feedback al 50%, il suono verrà moltiplicato per 0.5, quindi man mano verrà dimezzato di ampiezza fino ad estinguersi. Se impostiamo il feedback allo 0%, invece avremo un suono che verrà moltiplicato per 0 e quindi avrà una sola ripetizione. Il fattore density serve invece a indicare quanti saranno i ritardi che percepiremo nel nostro output. Con 0 avremo un suono molto simile a un delay, mentre andando via via verso il 100% avremo un suono più simile ad un riverbero. Questi due comandi invece, rate e depth, servono a modificare i valori dell'LFO, quindi del nostro oscillatore di controllo, che modificano ciclicamente il tempo di ritardo. Sono dei valori tipici di effetti come il flanger e come il chorus ed hanno maggiore effetto con dei ritardi molto lunghi. Infine qui abbiamo la possibilità di applicare un filtro high cut e low cut, dandoci la possibilità di impostare la frequenza sulla quale agire per modificare il nostro suono ritardato. La cosa veramente interessante e particolare di questo delay è la possibilità che ci dà di creare dei droni, degli effetti e delle texture veramente interessanti con le automazioni. Se impostiamo infatti il mix al 100%, il feedback al 100% e facciamo un semplicissimo accordo, ci accorgeremo di come, modificando parametri come il warp e il delay, il suono diventi incredibilmente interessante.
Questo è solo un piccolissimo esempio che ho improvvisato adesso per farvi vedere alcune delle potenzialità di questo delay che sono veramente incredibili. Stiamo parlando, vi ricordo, di un plugin gratuito, probabilmente il migliore effetto di ritardo che io abbia mai provato gratuitamente. Andiamo a vedere adesso come lavora questo plugin in un ambito di un brano, quindi di un piccolo esempio in stile EDM, e poi come lavora su una chitarra in stile post-rock. La differenza è incredibile. Aggiungendo solamente questo plugin, questo riverbero, si crea una spazializzazione perfetta. Invece su una chitarra post-rock andiamo a vedere come potrebbe agire questo plugin. Non c'è nient'altro da aggiungere se non scaricatelo subito e iniziate a sperimentare con il vostro plugin, perché ne vale sicuramente la pena. Abbiamo finito quindi col video di oggi, spero che vi sia piaciuto e spero che vi sia piaciuto questo plugin di cui io sono assolutamente innamorato. Scaricatelo e mettete like al video e iscrivetevi al mio canale per aiutarmi a creare video sempre più numerosi e sempre di migliore qualità. Noi ci rivediamo la settimana prossima con un altro tutorial. A presto, ciao!